del microfono probabilmente. Forse neanche del microfono. Può essere così, è super. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti qui. No, siamo veramente pochi. Qualcuno ha fatto molto il diplomatico dicendo hanno avuto degli altri impegni. Però se siamo qui a cercare di fare qualcosa per un centro-destra, lasciamo perdere le varie botte curse di partito. Non giova niente a nessuno. È inutile. Qualcuno di voi saprà sicuramente cosa Darwin ha scritto. La selezione della specie. Ecco, la selezione della specie è praticamente quello che succede oggi nella razza politica, dove chi assume posizioni di potere è perché viene unto dal Signore, ma senza aver fatto realmente la gavetta. La gavetta è fondamentale perché ti accorgi che quando stringi le mani delle persone e gli dici finalmente abbiamo risolto qualcosa per te, non devi pensare al voto che ti viene da quella persona, ma al bene che hai fatto a quella persona e di rimando al cittadino italiano. Qua nessuno pensa, qua pensa soltanto a conservare la poltrona, come ha detto prima bene Renzo. Chi mi dice che tu dopo mi appoggi anche se hai perso? Non me lo dice nessuno. Tu devi credere in quella persona. Sta di fatto che se mi tradisci una volta ne hai chiuso. Cioè, qui la selezione della classe dirigente di qualunque partito politico. Non mi interessa guardare a sinistra e guardo al centro-destra. Non avviene, come ho detto prima, perché c'è la naturale evoluzione della specie, ma perché si è amici, parenti, conoscenti di un leader politico, non per il reale valore che tu metti in campo, per le reali capacità che tu sai mettere in campo. Abbiamo avuto Renzi. Qualcuno ha detto è venuto fuori dalle primarie. Vero. Però sinceramente avere un primo ministro che dal giorno alla notte cambia idea, vedasi la famosa tassa dal 5 al 15% per i lavoratori autonomi, denota il prezzatopismo che questa politica sta mettendo in campo. Allora ben venga la selezione naturale, se può portare ad un miglioramento di questa classe politica intesa, ripeto, come bene di tutti i cittadini italiani. Io non devo guardare, o il politico non deve guardare al sondaggio che gli viene, se più o meno dello 0,5-0,1%, ma come ho detto prima, deve guardare, deve stringere la mano e dire finalmente ho fatto qualcosa per te, non per me. Qua nessuno ci pensa, salvo gli ultimi 3 giorni come tutti fanno, gli ultimi 30 giorni si decide la campagna elettorale, ma dietro deve esserci un lavoro, un imprimario, un messaggio da mandare, e il messaggio si costruisce giorno per giorno, non gli ultimi 3 giorni quando ormai secondo me i giochi sono fatti. Ci sono dei problemi nell'Isontino, in Friuli, in Italia, però nessuno ne vuole parlare perché ancora non si è in campagna elettorale, forse, però proviamo a considerare di essere 365 giorni in campagna elettorale. Alla fine i valori reali vengono in superficie. Ci sono dei problemi. 70 lavoratori del CARA aggrediscono di Solso a piedi. Qualcuno mi disse, poi vi dico chi è quel qualcuno, io non voglio girarci intorno, io vado dritto all'obiettivo. Quel qualcuno era già dopo che l'ha detto. Bene, qua nessuno ha preso posizione per quei 70 lavoratori del CARA. L'unico è stato lui. Perché ci sono dei problemi, affrontiamo. Gli altri nessuno si è fatto vedere. Addirittura mettono dei veti a persone per parlare in quei territori dove sussistono dei veri problemi. Così non si seleziona la classe dirigente, così la si castra, così le si chiude e si tappa le ali. Perché devono sempre andare avanti quelle persone unte dal Signore. Forza Italia non sta facendo niente, mi spiace, io sono di Forza Italia. Fratelli d'Italia non lo so, non spetta a me parlare per loro. NCD non lo so neanche, non spetta a me parlare per loro. Però se ognuno avesse a cuore il partito, il proprio partito di riferimento, con un bene proprio personale, e cercare di cambiare dall'interno quel partito, le primarie possono essere sicuramente quello scopo. Ma lo scopo deve essere quale ultimo? Quello in bene della nazione.
2013 ci fu la tornata elettorale alle regionali, 209.000 persone votarono il centrodestra. Perché? Perché il centrodestra in quel momento sicuramente non è stato credibile, non ha dato un messaggio chiaro, non c'era un qualcosa di chiaro. Nel 2014 l'Emilia Romagna insegna, senza un progetto comune delle persone valide si perde. La disattenzione della politica è figlia di questo ragionamento. Se io non metto in campo un programma serio, condiviso con i miei colleghi di coalizione, non riesco ad avere e a fare niente. Se, come disse Riccardi, io parte di quella la scopo, prendiamo quattro leader di partito, anche se per adesso nel centro-destra non ne vedo, e li chiudiamo in una stanza, buttando via la chiave, sicuramente il programma verrà fuori, ma il programma, non il leader. Il leader è la gente che deve votarlo, le persone che devono votarlo, in base alla capacità di analisi, ma soprattutto alla capacità di sapere cosa significa lavorare. Quanti politici hanno avuto il privilegio di dire io ho lavorato? Nessuno, pochi. Allora ben vengano persone di questo tipo, una classe politica nuova, nuova intesa, non solo con un rinnovamento in base all'età, ma un rinnovamento in base alla mentalità di analisi e di mettere in campo le soluzioni dirette per i problemi del paese. Grazie. Grazie Ettore. Dunque,